Andrea Arcangeli in Dei, tu sei Ettore, beh, fai parte dei Dei in qualche modo, insomma, chi sono i Dei di questo film e chi è Ettore? La cosa bella di questo film è che è tutto uno scoprire chi sono questi Dei. Apparentemente sono questi ragazzi che rappresentano uno spaccato totalmente diverso rispetto alla vita che Martino, il protagonista, vive in campagna. E quindi apparentemente questi ragazzi che vivono sul tetto di questo palazzo al 12° piano sono un po' quello che Martino che ha sempre voluto essere, che non ha mai potuto diventare per le sue radici familiari. E loro rappresentano appunto questa mondanità estrema, giovanile di musica, droga e sesso, che vuoi, che poi in realtà è tutto uno scoprire che forse gli dei possono nascondersi in molte più cose e non in queste cose apparentemente superficiali. In realtà è un film anche sulla bellezza, è un film anche sull'evoluzione, insomma, di un ragazzo, ci sono tantissimi temi. Tu cosa ci hai messo di tuo nel personaggio e come Andrea sei mai stato attratto da qualcosa che magari poteva anche essere un po', insomma, pericoloso, tra virgolette? Beh, io in realtà, come Martino, come il protagonista, in realtà io vengo da una realtà non campagnola di fattorie e animali, però comunque vengo da una realtà piccola che comunque è quella di Pescara, in Abruzzo, e è un po' da Pescara guardi fuori il mondo e ti sembra tutto un po' più bello, più grande, più incredibile, roba che non troverai mai a Pescara. Ed è bello poi spostarsi e conoscere un po' l'Italia, conoscere un po' il mondo e rendersi conto di cosa in realtà è fondamentale. E io, dopo 6 anni che vivo fuori Pescara, cioè tante cose di Pescara adesso le ritengo molto più fondamentali di come le ritenevo prima, quindi è un po' uno scoprirsi e uno scoprire cosa conta veramente per te. Quindi in qualche modo in Ettore hai messo qualcosa di te? Beh, indubbiamente, poi Ettore è un personaggio, cioè, secondo me è uno dei più fighi che mi è mai capitato di fare, che è proprio... Però è bello perché non è in realtà non è per niente un personaggio superficiale, come può sembrare all'inizio, questo ragazzo un po' tenebroso. Mi è piaciuto metterci qualcosa di me, perché non volevo che questo personaggio rimanesse in superficie. Non che io sia una persona chissà quanto profonda, però ho tentato di scavare più che potessi. Senti, un'ultima cosa, ti abbiamo visto in televisione, al cinema, hai fatto anche Trust con Danny Boyle. Come hai lavorato con Danny Boyle? È stata una delle esperienze più assurde della mia vita, assolutamente. È una di quelle cose che finché non ci capiti dici non mi succederà mai, perché già immagino per un attore inglese poter lavorare con Danny Boyle, un attore americano, cioè Danny Boyle, cioè, ma quando capita? Un attore italiano ancora meno. Quindi no, è stata incredibile, stupenda. Lui è una delle persone più umili che abbia mai conosciuto nella mia vita ed è uno che ama il suo lavoro in una maniera... Pochi ho visto amare il lavoro del regista in questo modo, del cineasta, ed è stata una benedizione, sono contentissimo. Prossime tue cose, se ci puoi anticipare qualcosa? Per adesso mi concentro sulla promozione di Dei e poi, insomma... Ci rincontriamo. Ci rincontriamo sicuramente.